Ben trovati amici sportivi di Matera Social, benvenuti alla tensostruttura di Matera. Antonio Mutasci vi dà il benvenuto e vi racconterà la prima giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5 Lucano con la partita tra gli amici del Borgo e l'Atletico Lavello. Con me, il commento tecnico, c'è Pino Eletti di Viola News. Buonasera Pino. Fiorentina News. Buonasera a tutti, ciao, sono Giuseppe Letti di Fiorentina News, sono qui con Antonio Mutasci per commentare questa prima giornata del campionato di Serie C di calcio a 5 fra il Matera e il Lavello, neopromossa in questo campionato. Vediamo un po' come va oggi, Antonio. Diamo subito quindi lettura delle formazioni che scenderanno tra pochi minuti in campo agli ordini della coppia arbitrale formata da Carone e Mirgaldi di Matera. L'Amici del Borgo scende in campo con una tenuta bianconera e avrà questa numerazione, con il numero 1 La Viola, numero 2 Nuzzolese, numero 4 Dipinto, numero 5 Di Leo, numero 6 il capitano Francesco Paladino, numero 7 La Macchia, numero 8 Raffaele Paladino, numero 9 Montemurro, numero 10 Di Cecca, numero 11 Onofrio, numero 12 Amatulli, allenatore Angelo Marchitelli. Risponde l'Atletico Lavello in maglia gialla con risvolti bianchi e verdi, con Bergamasco col numero 1, numero 2 Di Vietri, numero 4 Rosco, numero 5 Siconolfi, numero 6 Ramundo, numero 8 Melillo, numero 9 Colonna, numero 10 Cuviello, numero 3 Cusanni, numero 11 Camerino, numero 12 Farfariello, allenatore Luigi Di Lorenzo. Pino, è la prima giornata di campionato, la formazione ospite del Lavello viene dalla bella promozione lo scorso anno, dove ha dominato il suo girone di C2 ma ha perso in finale la Coppa Italia di C2, una nuova realtà che si affaccia a questo campionato regionale, il massimo campionato regionale. Sì, sentivamo anche prima il presidente che lo scorso anno hanno avuto grande entusiasmo, sono riusciti a vincere questo campionato con l'unica pecca di non essersi aggiudicati la Coppa Italia di Serie C, di Serie C2, proprio per un pizzico, concludendo la gara sul 3-3 e poi hanno perso ai rigori, credo. Hanno fatto il loro ingresso in campo le due squadre, operazioni di inizio gara con i due direttori di gara che stanno facendo le operazioni per scegliere palla e campo, e poi sarà partita vera. La prima giornata che vede i bianconeri degli Amici del Borgo iniziare una stagione dove vogliono essere davvero protagonisti in un campionato ricco di tante squadre che hanno fatto un grande calciomercato, ma anche Amici del Borgo non è stata da meno con il direttore sportivo Michele Mancino, che ha lasciato quest'anno il terreno di gioco, anzi il parquet, per mettersi dietro la scrivania e dare il via alla sua nuova avventura con il presidente Paolo Grieco, che quest'anno ha allestito una buona squadra fatta di tanti giovani ma anche tanta esperienza, come magari un giocatore come Daniele Montemurro, che è prestato prima al calcio a 11, poi al calcio a 5, adesso ha fatto ritorno all'Amici del Borgo, dove è stato già protagonista alcuni anni fa. Che giocatore è questo, Pino? Certo, Daniele Montemurro non lo scopro io, è comunque un giocatore che in regione sui campi di calcio ha fatto più di 200 gol nella sua carriera. Certo, la dimensione del calcio a 5 è notevolmente differente da quella che è il calcio, ma credo che con la sua esperienza riuscirà a trovare la giusta dimensione per questo campionato. Il mister Marchitelli ha avuto anche a disposizione due elementi che hanno fatto la storia un po' del calcio a 5 lucano, e sono Onofrio e Dipinto, due giocatori che vengono da esperienze importanti, per loro anche i parquet di Serie A2 e di Serie B, e adesso si cimentano nella Serie C regionale con la maglia dell'Amici del Borgo. È quasi tutto pronto per l'inizio della partita, vediamo il quintetto base dell'Amici del Borgo che vede in porta La Viola, e i quattro uomini di movimento sono Onofrio, capitan Raffaele Paladino, La Macchia e Dipinto. Batterà il calcio d'avvio della sfida l'Atletico Lavello, partiti in questo istante. Iniziano i primi 30 minuti di questo nuovo campionato di C1 e Lavello subito a orchestrare la manovra con un giro palla difensivo per far aprire l'Amici del Borgo
un 2-2 quello dell'Atletico Lavello, che inizia con calma dando la possibilità agli amici del Borgo di rintanarsi. Prima palla aperta della partita da parte di Merillo, ricomincia quindi l'amici del Borgo con mister Marchitelli che chiede due tocchi e non di più. La macchia dipinto, fallo probabilmente, infatti arriva il fischio del direttore di gara, fallo di mano di Melillo. Ricordiamo la regola dei 5 falli, poi sarà tiro libero, importante quindi tenere il conto dei falli fino. Sicuramente questo è un aspetto caratteristico del calcio a 5, che come dicevo prima per quanto riguarda Montemurro si deve cercare, chi non è abituato e ha giocato magari sempre a calcio deve rientrare in questa dimensione di caratteristiche totalmente diverse. Nulla di fatto sul calcio di punizione, ma è arrivato subito un corner, battuto il tiro al volo poco fuori di Raffaele Paladino. Applausi per il capitano che va subito vicino al gol dopo un minuto e mezzo di gara. Si ricomincia da Bergamasco. Cuviello, Antonio Cuviello, che ha già avuto un'esperienza qui a Matera con il Real Team Matera quando era in Serie B. La macchia recupera palla, non c'è fallo, ricomincia l'amici del Borgo. Dipinto ha già servito la macchia, prende campo la formazione materana. Dipinto, qualche difficoltà, infatti perde il possesso della sfera, si perde così quella che poteva essere un buon contropiede dei bianconeri. Si lamenta Colonna per l'eventuale fallo ricevuto non ravvisato dalla coppia arbitrale. Non aveva tutti i torti Cuviello. Lascia la palla a Colonna, ancora Cuviello, il pressing di Onofrio, poi quello di La Macchia, pallone fallo laterale. Melillo, Cuviello, Camerino ha servito indietro per Melillo, pallone in avanti al pivot. Colonna si appoggia, ancora Melillo, prova lui il tiro da fuori, la scivolata efficace di Claudio Onofrio a mettere in fallo laterale. Risultato fermo sullo 0-0 dopo i primi 3 minuti di gara. Il tentativo ancora di Melillo fuori dallo specchio della porta, nessun problema perché la viola era sulla traiettoria, un tiro per parte, tutte e due fuori dallo specchio. Si iniziano a vedere le prime schermaglie, Pino. Sì, sicuramente il Lavello, anche se neopromosso, non ha alcun timore reverenziale, attacca con ansia. Adesso, proprio in questo momento, lasciate la parola. Sì, infatti l'azione di Colonna, ma ha trovato subito la viola pronto a intervenire. Il Lavello si è affidato a un allenatore di grande esperienza come Luigi Di Lorenzo, nell'ambiente conosciuto come Gigione, tanti anni nel futsal potentino. Poi questo tiro di La Macchia di poco fuori, annotiamo anche questa tra le occasioni dell'amici del Borgo, che al momento ai punti sta facendo qualcosa in più. Sicuramente, sicuramente. Melillo, Cuviello, cerca un varco Cuviello, Onofrio su di lui, prova ad andare sulla fascia Cuviello, Cuviello la mette in mezzo, pallone sul fondo, guarda l'arbitro per chiedere un fallo che non c'è. Paladino, lancio in avanti per Onofrio, intercettato, ricomincia la formazione ospite. Colonna, fermato Paladino, va giù il fallo, secondo fallo già battuto. La Macchia prova lui, ottiene un tocco di un giocatore del Lavello, quindi sarà rimessa in zona d'attacco. Pallone fuori, ancora toccato, altra rimessa proprio sotto la panchina del Lavello. Raffaele Paladino è lui a battere questo pallone. La Macchia, il tiro e la traversa, chiedono il tocco dentro ma è solo traversa, poi dipinto, niente da fare, pericolo. Gran bel tiro, a me la palla sinceramente era parsa all'interno, però ovviamente
anche per l'arbitro è stato difficilissimo perché era molto veloce. Resta il fatto che comunque si fa pericoloso l'amici del Borgo con questo tiro della macchia dalla lunga distanza che poteva avere maggior fortuna. Ricomincia adesso l'Atletico Lavello con Cuviello, Melillo, scambio nei due, Camerini, ancora l'intercetto non è riuscito, Colonna si appoggia dietro, Cuviello carica il destro, la viola c'è, senza problemi il portiere dell'Amici del Borgo. La formazione che rappresenta il Borgo La Martella, una delle tre squadre della città dei Sassi che quest'anno partecipano al campionato di C1. Il fallo su Raffaele Paladino, calcio di punizione da posizione invitante, Pino. Sì, un fallo che credo sia stato fatto con mestiere da parte, recuperato con mestiere da parte di Paladino, che conosciamo bene, è un giocatore di tantissima esperienza. Aveva perso palla e ha tentato di lanciarsi, l'arbitro ci è cascato secondo me. C'è Onofrio sul punto di battuta, un po' più indietro la macchia è dipinto, il fischio del direttore di gara. Onofrio tocca, lascia dipinto proprio il tiro, ma è stato deviato dal corpo di Melillo. La macchia ciabatta questo tiro dalla distanza, ma ancora pallone vivo. Dipinto, carica il sinistro, dipinto, la parata. Si salva Bergamasco, poi il fallo da parte dell'Amici del Borgo. Il tiro di Melillo, un palimpallato, Onofrio, prova lui adesso. Tiro deviato, sarà rimessa in zona d'attacco per l'Amici del Borgo. Lo stesso Onofrio alla battuta. Dipinto. Prova a uscire, dipinto, l'ha lasciato Onofrio. Con calma Onofrio. La macchia. Dipinto. Movimento di Onofrio, ma ha capito tutto Melillo, che ha deviato così in fallo laterale. Già battuto Paladino, prova il tiro, la parata, ma c'è il calcio d'angolo. Resta in zona d'attacco l'Amici del Borgo, che sta intensificando i suoi attacchi in questo frangente. Sì, negli ultimi minuti si è fatto avanti con molto più vigore la compagine materana, che dopo quella traversa presa hanno continuato gli attacchi e hanno fatto parecchi tiri verso lo specchio della porta. Come questo di dipinto, che però non ha preso lo specchio, direttamente fuori. Ricomincia l'Atletico Lavello con Melilli. Dipinto, recupera palla, dipinto, subisce fallo. Quarto fallo di squadra da parte dell'Atletico Lavello. Chiede anche il cartellino Domenico Dipinto. Intanto Marchitelli studia già il primo cambio, il tiro a volo di Paladino, applausi per il capitano. Sarà calcio d'angolo, il tiro dalla distanza deviato, sarà rimessa laterale per l'Amici del Borgo. Pronto dipinto, la macchia, sostituzione effettuata dall'Amici del Borgo con l'ingresso in campo e subito al tiro di Leo, che ha preso il posto proprio del capitano. Sesto quintetto iniziale invece per il Lavello. Dipinto tiene la palla lungo linea, poi fa scorrere Bergamasco. Ricomincia adesso l'Atletico Lavello. Cuviello. Colonna, posizione di pivot, perde palla Onofrio. Larga a sinistra dove c'è dipinto, proprio il tiro, parato, ancora dipinto, la mette in mezzo, non ci arrivano giocatori in maglia bianco-nera. Prova a ripartire adesso l'Atletico Lavello in transizione. Cuviello fermato ancora da dipinto, quanti palloni sta recuperando dipinto. Questo fallo laterale in zona d'attacco. Adesso fioccano le occasioni per gli Amici del Borgo, ma non riescono a concretizzarsi. Prova adesso anche il tiro. La macchia,
poco fuori dopo il tocco. Sarà quindi rimessa, anzi calcio d'angolo. Ha effettuato un cambio anche Lavello, che è entrato Siconolfi. Dipinto. La macchia. Rimasto giù un giocatore del Lavello, la mette fuori sportivamente Piero La Macchia. Colonna si è fatto male, capiremo adesso l'entità dell'infortunio, nulla di grave, si rialza già il numero 9 della formazione ospite. E presumibilmente verrà restituito il pallone all'amici del Borgo. Ed infatti fa così Cuviello. Dipinto, è entrato anche Francesco Paladino. Di Leo, proprio quel Paladino. Dipinto, prova ad andare via sulla sinistra. Dipinto il tiro, la parata di Bergamasco. Pallone ancora vivo, poi la deviazione. Risultato fermo sullo 0-0 dopo 11 minuti. E Siconolfi, che non si intende con Melillo, la regala così un pallone all'amici del Borgo. Dipinto sulla sfera, dietro per Paladino. Di Leo, ancora per Paladino. Onofrio cerca lo spazio, non lo trova, ricomincia da dietro. Dipinto si accentra, scarica per Paladino, carica il destro, deviato, sarà calcio d'angolo. Già due cambi nella formazione di Marchitelli, ma tutti quanti stanno dando il loro contributo in questo inizio di partita. Sì, sicuramente hanno giocato tutti fino adesso con gran fervore, soprattutto il numero 4 Dipinto, che a centrocampo ha spezzato tante azioni del Lavello. Adesso invece ha gettato alle ortiche questo pallone di Leo. Rimessa per l'Atletico Lavello. Melillo per Cuviello. Ancora per Melillo. Scambiano molto i due. Adesso si scambiano anche di posizione. Siconolfi in avanti per Cuviello, che ha servito ancora Melillo. Cuviello prova lui sulla sinistra. Pallone che era indirizzato a Colonna, deviato, ci ha battuto la rimessa. Tenta Cuviello, senza fortuna. Il rilancio lungo per cercare Dipinto, ma ha capito tutto Melillo, che però non tiene in campo il pallone. Un pallone un po' sgonfio, quindi si cambierà probabilmente la sfera, e infatti è arrivato un secondo pallone per Di Leo. Dipinto. Onofrio. Di Leo si deve girare. Di Leo prova direttamente in porta e Onofrio però purtroppo a deviare la palla, che era diretta in rete. Ricomincia l'Atletico Lavello. Siconolfi. Melillo. Colonna si deve girare, su di lui rinviene bene Di Leo, pallone in fallo laterale, chiede ancora il fallo il numero 9. Sarà fallo laterale. Cuviello indietro per Melillo. Scambiano i due. Il numero 10 del Lavello allarga sulla sinistra dove c'è Siconolfi. Melillo schiude bene l'amici del Borgo. Onofrio prova a dar fastidio. Pallone indietro per Cuviello. Dipinto. Melillo in possesso della palla. Il corpo di Onofrio favorisce il numero 8. Prova lui la discesa centrale, poi scivola. Probabilmente commette anche fallo, ma fa continuare il direttore di gara. Dipinto a due uomini, prova a servire Onofrio. Non si sono intesi. Intanto è rimasto giù Di Leo, che si rialza. Che occasione questa in contropiede. Ma assolutamente, nonostante c'era fallo in difesa a favore degli amici del Borgo, poi è scattato un contropiede, un 3 contro 1, ma incredibilmente hanno buttato palla fuori. Intanto è pronto un altro cambio, sta per entrare Daniele Montemurro, vediamo al posto di chi.
Siconolfi. Cuviello. Siconolfi. Ancora per Cuviello. Scambia per Melillo. Lungo linea, capisce tutto Paladino, mette fuori. Buono l'intervento di Francesco. Colonna. Dietro per Melillo. Prova lui il tiro. La para e poi la sfortunata deviazione del portiere La Viola e cambia il risultato su questo tiro che sembrava quasi innocuo. Quando siamo al sedicesimo, l'Atletico Lavello passa in vantaggio con il numero 8 Melillo. Sì, questa è la legge del calcio, non verrà mai via, nulla, dopo una serie infinita di tiri e attacchi da parte della Michel Borgo, un tiro che sembrava innocuo e senza alcun problema per il portiere, gli è sfuggita, capita. E adesso la strada ti fa in salita, ma l'amici del Borgo ha dimostrato di essere in grado di far male. È entrato anche Daniele Montemurro, vediamo se la presenza del bomber riuscirà a dare manforte all'attacco. Primo pallone toccato, non si intende con Dipinto. Ricomincia quindi l'Atletico Lavello, che ora è galvanizzato da questo vantaggio. Cuviello. Siconolfi, ancora per Cuviello. Cuviello per Colonna, si gira Colonna, prova il tiro, fermato dal corpo di Paladino, e poi commette fallo su Siconolfi. Calcio di punizione per l'amici del, anzi per l'Atletico Lavello. L'arbitro ferma tutto perché c'erano le proteste di mister Marchitelli. Si dovrà ribattere questo calcio di punizione. Il tuo occhio cosa dice su questo fallo, Pino? No, assolutamente il fallo c'era e secondo me qui l'arbitro ha sbagliato in quanto non ha fatto riprendere il gioco per una protesta dell'allenatore e il Lavello aveva ripreso il gioco e stava andando al tiro. L'arbitro ha interrotto, allora o prendi un provvedimento disciplinare nei confronti di qualcuno in panchina oppure non puoi interrompere un'azione che è già partita regolarmente. Il fischio, Colonna, fermato, fallo laterale. Siconolfi sul pallone. Colonna scambia con Siconolfi, mantiene in possesso la palla il numero 5, poi serve Cuviello. Cuviello prova ad andare lui, fermato, pallone indietro per Melillo, prova il tiro alla distanza, poi Paladino prova il tiro alla lunga distanza, la parata in angolo, buona l'intuizione del numero 6 che ha visto il portiere fuori dai pali e ci ha provato. Sarebbe stato un gol da cineteca veramente, comunque è stato anche bravo il portiere a retrocedere subito e a prendere una palla che era destinata addirittura all'incrocio. Calcio d'angolo adesso per l'amici del Borgo, pallone alzato, il tiro di Paladino, fermato, prova a ripartire velocemente l'Atletico Lavello. Cuviello, Siconolfi, lascia il pallone a Colonna, buono l'intervento di Di Leo con Marchitelli che adesso si lamenta. Cuviello, Colonna, giro palla dell'Atletico Lavello. Cuviello prova lui il destro, deviato. Purtroppo vedo che il gol della squadra avversaria ha innervosito un po' la compagine materana, che non riescono più a fare quella manovra che avevano fatto fino al vantaggio del Lavello. Il tiro, la parata per fortuna di La Viola, poi Dipinto. Non si intende con Di Leo. Pallone che termina fuori. Melillo per Cuviello. Pronto un cambio nell'Atletico Lavello. Esce proprio l'autore del gol. Entra con il numero 4 Rosco. Proprio Rosco in possesso di palla. Cuviello. Colonna. Cuviello per Rosco, si appoggia ancora a Cuviello. Cuviello cerca lo spazio, Montemurro prova a scoccargli la linea di passaggio. Ancora Cuviello. Cuviello salta Montemurro, Di Leo su di lui. La meglio Di Leo, parte il contropiede, Montemurro ancora per Di Leo. Troppo esterno il pallone, si perde un'altra occasione. Sì, sì, Montemurro è partito e un po' lungo quel passaggio per il suo collega,
Ecco, qui sono quei meccanismi che Montemurro deve riuscire a prendere per cambiare il suo ruolino dal calcio al calcio a 5. Sono questi i meccanismi che deve riuscire ad oleare. Ci sarà tempo e modo per aggiustare questi piccoli meccanismi, intanto dipinto. Time out chiamato da mister Marchitelli. Questa è un'altra differenza ovviamente rispetto al calcio, Pino, la possibilità di chiamare time out, un time out cestistico per scadire le idee e dare i giusti consigli. Certo, si perdono anche un po' quei ritmi partita, ma il calcio a 5 è così, lo conosciamo. Ed è anche un momento anche per spezzare magari il ritmo dell'avversario che ha preso il sopravvento dopo il gol. Sì, infatti è stato chiamato dal mister degli amici del Borgo proprio perché aveva visto che la sua squadra non riusciva più a uscire dalla propria metà campo. Una questione soprattutto forse mentale, perché comunque si è accusato, perché non era un tiro irresistibile quello di Melillo. No, assolutamente, anzi, molti giocatori, una volta visto il tiro, molti difensori avevano già pensato a fare il contropiede perché pensavano che il portiere avesse preso il pallone e avrebbe fatto subito ripartire l'azione, invece purtroppo gli è sfuggita e è andata in rete. Per assurdo l'occasione migliore è stata quella di La Macchia, invece la traversa ha negato il gol al numero 7 e ora l'amici del Borgo deve recuperare e rimontare. Credo c'è ancora tutto il secondo tempo e parte, ci sono ancora 8 minuti del primo tempo, quindi il tempo ce n'è. Si ricomincia con un fallo laterale in favore della formazione materana. Prova il tiro Paladino di poco fuori. Bergamasco per Cuviello. Rosco. Cuviello, colonna per Siconolfi, non tiene in campo il pallone, fallo laterale, pronto Di Leo per questa ripresa del gioco, ha qualcosa da dire nei confronti del direttore di gara, dipinto, si alza dalla panchina intanto Di Cecca, prova a dare qualità mister Marchitelli. Montemurro si gira bene, Montemurro poi perde l'attimo, aveva fatto tutto bene, gli è mancato soltanto il tiro, Pino. Sì, sicuramente poi ha perso palla, la palla l'ha presa il portiere, lui ha tentato di buttarsi ma goffo nel cadere, l'arbitro non c'è cascato. Rosco carica il destro, fermato proprio da Montemurro, un po' di apprensione adesso sulla formazione materana. Ma Montemurro, si sa, con la sua esperienza c'ha sempre il colpo in canna, può sempre arrivare la spizzata da un momento all'altro. Rimessa dal fondo, la viola, dipinto, Paladino, lascia Di Leo, ancora dipinto, in orizzontale per Paladino, prova il tiro, fermato, ancora dipinto. Si appoggia dietro la viola, il lancio con le mani, Siconolfi, Montemurro prova a intervenire. Era fallo. Colonna dall'altra parte del campo, Colonna mette in mezzo, buono l'intervento difensivo di Di Leo, Lavello ancora in pressione, Cuviello dietro per Siconolfi, allarga ancora per Cuviello, prova il tiro, la parata, calcio d'angolo, bella parata in questo caso di la viola. Sì, gran bel tiro anche del numero 10 e Lavello, la partita psicologicamente è cambiata a favore del Lavello che adesso gioca in scioltezza. Vediamo se adesso l'ingresso in campo di Cecca, del numero 10, potrà dare un qualcosa in più. Di Cecca che è un elemento proprio del Borgo La Martella. Sì, è un giocatore conosciuto, ha avuto anche esperienze giovanili nel Perugia e nella Pistoiese, quindi comunque ha una caratura di livello. E però adesso commette un fallo
e riprende anche verbalmente il direttore di gara, il numero 10 della formazione materana. Diciamo così, un'ammonizione verbale per Di Cecca. Colonna sul punto di battuta, la Viola vuole due uomini in barriera su questo calcio di punizione, proprio Di Cecca e Montemurro a formare il muro a copertura della porta materana. Il tiro deviato sarà calcio d'angolo. 4 minuti al termine del primo tempo. Calcio d'angolo, Rosco indietro per Cuviello. Cuviello allarga per Colonna, prova il tiro, fermato. Sarà rimessa laterale ancora per il Lavello. Sivanolfi per Colonna, prova il tiro di poco fuori, occasione per il Lavello che va vicino al raddoppio. Di Cecca, Paladino, Di Leo, guarda il posizionamento dei compagni di Leo. Paladino ancora per Di Leo. Paladino, Montemurro, e lui l'ultimo uomo adesso. C'è Di Cecca dietro, lo serve Di Cecca. In verticale per Paladino, il fallo, calcio di punizione. E questa può essere una buona occasione per l'amici del Borgo. Con il quinto fallo, dal prossimo sarà tiro libero. È arrivato in bonus l'Atletico Lavello. Tutto pronto per questo calcio di punizione, due uomini in barriera. Parte Paladino, prova lui, deviato, sarà calcio d'angolo. È pronto Onofrio a dare il cambio. Montemurro è l'uomo deputato a uscire per l'ingresso in campo di Claudio Onofrio. Calcio d'angolo per l'amici del Borgo. Pallone fuori, il tiro e la deviazione di Paladino, quindi sarà rimessa dal fondo. Il tiro era di Di Cecca. Risultato ancora di 1-0, decide la rete al 16° del primo tempo di Melillo. Sivanolfi per Cuviello. Ancora Sivanolfi. Cuviello. Rosco. Di Cecca prova a dargli fastidio, Bergamasco. Pallone che arriva alla Viola. Con le mani il numero 1 biancazzurro. Si è staccato il numero sulla maglia di La Viola. E intanto arriva il time out chiamato da Di Lorenzo. Quando mancano poco meno di due minuti al termine del primo tempo. Time out chiamato dall'Atletico Lavello, forse per rifiatare un po'. Sì, credo che a questo punto agli amici del Borgo convenga che termini quanto prima la prima frazione di gioco per rimettere un po' a posto le idee, perché quel gol, come ho detto in precedenza, ha spezzato le gambe, non riescono più a imbastire la manovra che aveva caratterizzato i primi 20 minuti. E i 20 minuti dove forse ai punti l'amici del Borgo meritava qualcosa in più rispetto all'Atletico Lavello. Assolutamente, assolutamente, hanno fatto forse più di 10 tiri verso lo specchio della porta con la traversa e alcune parate di rilievo del portiere del Lavello. Starà adesso a Marchitelli pescare energie mentali e forse anche qualche energia fisica dagli altri uomini in panchina per dare la svolta al match che sta per ricominciare, visto che è terminato il tempo del time out. Si ricomincerà quindi con una rimessa laterale da parte dell'Atletico Lavello, che cambierà adesso Colonna con Melillo. Rientra in campo l'autore del gol del momentaneo 1-0. Si ricomincia Cuviello. Melillo in avanti, intercetto di Paladino, poi Di Cecca. Di Cecca in mezzo a due, va giù, non c'è fallo, contropiede, 2 contro 1. Cuviello, buonissima l'uscita di La Viola a chiudere ogni linea di passaggio. Poi la scivolata
e poi mette fuori Di Leo. L'arbitro ha tentennato, ha messo fischietto alla bocca, sarebbe stato il sesto fallo e quindi il tiro libero per l'amici del Borgo, una decisione un po' così. Sì, sicuramente, forse il fallo c'era, ho visto l'arbitro che era dall'altra parte, non ha voluto fischiare forse perché non era sicuro. Intanto è stato comunicato il recupero per questo primo tempo, 2 minuti ancora da giocare prima dell'intervallo. Sicanolfi per Rosco, di spalle alla porta, recupera palla, Paladino cerca il fallo e lo ottiene, sesto fallo. Sarà tiro libero per la formazione dell'Amici del Borgo, occasione per pareggiare. È un fallo cercato ampiamente dal numero 6 Palladino, che con esperienza si è fermato e l'avversario gli è franato addosso e ha preso la punizione che adesso gli permette proprio a lui, credo, di effettuare il tiro libero. Un'occasione giusto in chiusura di primo tempo per andare negli spogliatoi con il risultato di parità, chiede la distanza il direttore di gara, ci sono i segni sul parquet dove si dovranno posizionare i calciatori per dare giusto spazio a Paladino per calciare questo tiro libero. Francesco Paladino contro Bergamasco, si attende il fischio del direttore di gara che arriva in questo istante. Parte Paladino, il destro, il tiro e la parata di Vieri in angolo. Grandissima, grandissimo tiro e grandissima parata dell'estremo difensore ospite. Pallone alzato per Di Cecca che però troppo lungo, si perde così un'altra occasione per l'Amici del Borgo quando sta per terminare il primo tempo, pochi secondi ancora. Che occasione sprecata, ma forse è stato proprio bravo il portiere. E poi arriva il fallo da parte di Onofrio. Qualche tentennamento anche su questo fischio, vero Pino? Sì, secondo me il primo arbitro era in ritardo su questa azione, era dalla sua parte, il fallo c'era effettivamente, ha provveduto il secondo arbitro con ritardo a decretare la punizione. E con 18 secondi di ritardo arriva anche il duplice fischio che chiude qui il primo tempo con il risultato di 1-0 in favore dell'Atletico Lavello grazie alla rete siglata dal 16° del primo tempo da parte di Melillo. Quindi adesso diamo lo stop alla diretta e ci ritroviamo qui per il secondo tempo.
Siamo tornati per il secondo tempo della partita del campionato di Serie C1 di calcio a 5 tra gli amici del Borgo e l'Atletico Lavello, risultato di 1-0 dopo la prima mezz'ora di gioco grazie alla rete di Melillo realizzata al 16° del primo tempo. Un errore del portiere Pino ha dato, diciamo così, nuova linfa alla formazione ospite e ha un po' scombussolato i piani della formazione di Marchitelli. Assolutamente, come abbiamo già detto, fino a quel momento gli amici del Borgo erano praticamente padroni del campo, hanno fatto tante azioni. Vediamo un po' come va questo secondo tempo, anche perché da quello che vedo anagraficamente la formazione materana è un po' più anzianotta, quindi anche come vigore atletico ho visto un Lavello sempre più scintillante col passare dei minuti. Intanto è partito il secondo tempo, ricordiamo anche l'occasione fallita al termine proprio della prima frazione di gioco con il tiro libero parato da Bergamasco, il tiro di Francesco Paladino che poteva rimettere in parità la partita. Intanto è ricominciata la sfida, Dipinto è rientrato in campo, Paladino non tiene in campo il pallone, sarà rimessa laterale. Ringraziamo anche chi ci sta seguendo attraverso Matera Social, i commenti che sono arrivati e anche dei saluti sia da Matera che da Lavello. Di Leo per Dipinto. Paladino si allarga ma sceglie quest'altro lato. Di Leo, ora è Paladino. Dentro per Dipinto, si gira la parata del capitano bergamasco. Coviello mette il pallone in fallo laterale, sale la pressione della formazione materana, poi Dipinto non riesce a tenere il pallone in campo. Coviello per Bergamasco, il pallone in avanti verso Colonna, Colonna controlla bene, Di Leo interviene, poi Onofrio, il fallo è del numero 5 in maglia gialla che però ha avuto anche la peggio, è rimasto giù Siconolfi. Come hai visto questo fallo, Pino? Devo ancora interpretare, ho visto l'arbitro indicare una punizione a favore del Lavello, ma credo abbia cambiato idea e forse si è confuso fra il primo e il secondo tempo nell'indicare la metà fazione di campo. Probabilmente aveva un attimo di indecisione il direttore di gara, però poi ha visto giusto dando la punizione alla formazione materana. Primo fallo di squadra di questo secondo tempo per l'Atletico Lavello. Paladino sul punto di battuta. Cerca di scusare il volto dei compagni, poi serve Dipinto. Pallone in fallo laterale. Ancora Dipinto, dentro per Onofrio, si deve girare Onofrio, prova a metterla in mezzo, non trova nessuna deviazione, sarà rimessa dal fondo. Bergamasco recupera la palla dietro la porta e si appresta al lancio lungo nella zona di Colonna, intercetto di Paladino che mette in fallo laterale. Siconolfi, indietro per Coviello, chiama in causa il portiere. Melillo, ancora lui. Pallone che filtra e arriva tra le braccia di Laviola, poi Coviello anticipa Onofrio, si lamenta Dipinto perché è stato allontanato il pallone. Dipinto per Onofrio, in mezzo a tre, Onofrio si deve girare, Onofrio costretto a indietreggiare, serve il portiere, Laviola, Dipinto per Di Leo. Di Leo per Onofrio, bella girata di Onofrio, la parata di Bergamasco. Buona occasione per i materani, Pino. Sì, il Matera è entrato nel secondo tempo con maggior vigore, anche se comunque non riesce a sfondare la difesa del Lavello, che è sempre pronta a chiudere, tranne in questa occasione con un tiro di Onofrio, ma la parata del portiere è stata facile. Coviello costretto a mettere in fallo laterale, un po' in apprensione adesso la difesa dell'Atletico Lavello. Onofrio va giù,
Fallo laterale in favore dei materani. È pronto Di Leo per Onofrio. Pallone di ritorno. Di Leo prova il tiro. C'è la deviazione. Indica il calcio d'angolo. Il direttore di gara va dipinto sul punto di battuta. Chiama lo schema alzando il pallone. La gioca corto per Onofrio. Pallone fuori. Paladino è ancora che scheggia la traversa. Altra occasione per la formazione materana. No, credo sia stata una parata del portiere Antonio. E a questo punto è intanto al palo colpito da Melillo. Diventa protagonista il portiere avversario, il portiere ospite. Sì, infatti c'è stato il tocco che ci ha dato prima un'impressione della traversa, invece è stato bravo Bergamasco, anche se poi è ripartito dal calcio dal fondo, quindi o avevo ragione io oppure l'arbitro ha visto male. Vedremo. Colonna. Recupera palla, Paladino, prova lui. Guadagna questa rimessa laterale. Oh no, anzi dipinto. Sarà calcio d'angolo. Da quando è entrato Francesco Paladino sta diventando un fattore della partita, intanto non se le mandano a dire dipinto e colonna. Di Leo mette giù, guadagna il fallo laterale, gioca dietro per Paladino, poi dipinto, ancora per Di Leo, perde palla, commette fallo, calcio di punizione e arriva anche il provvedimento disciplinare da parte del direttore di gara, ammonito Di Leo, è il primo ammonito della sfida. Aveva perso palla e il giallo è giustissimo. Il primo a finire nella lista dei cattivi è proprio il materano Di Leo, quindi calcio di punizione in favore dell'Atletico Lavello con Cuviello sul punto di battuta. Quando sono 6 minuti di questo secondo tempo, intanto si è alzato dalla panchina Raffaele Paladino, il capitano degli amici del Borgo. Colonna, si gira bene Colonna, Siconolfi, palla in mezzo deviata da Di Leo, pallone indietro, Melillo, Siconolfi, ancora per Melillo, Cuviello, cerca un compagno Cuviello, lo trova in colonna, ancora dietro, alzato questo pallone, nessun problema per la Viola che fa scorrere in fallo laterale, Paladino. Sì, adesso il Lavello tende più a difendere questo risultato che è un po' inatteso, però. Onofrio prova il tiro, non è preciso, termina direttamente in fallo laterale dall'altra parte del campo, è rientrato Paladino. Adesso mister Di Lorenzo dice ai suoi di allungarsi. Bergamasco, Coviello, ancora indietro per Melil. Perde la sfera l'Atletico Lavello. Paladino, Francesco Paladino, poi il Onofrio, si gira bene Onofrio, prova il tiro fuori dallo specchio, altra occasione per pareggiare. Ricomincia la formazione ospite. Melillo lancia per Siconolfi, si appoggia ancora dietro al numero 8, Cuviello, Melillo. Il lancio intercettato solo per un istante da Paladino. Cuviello mantiene il possesso della sfera, poi la mette un po' troppo esterna, dipinto. Paladino si gira bene ma non riesce però a mantenere il possesso della palla. Siconolfi non controlla la sfera, fallo laterale in favore dell'amici del Borgo, già battuto, dipinto. Francesco Paladino. Onofrio guadagna questo corner, un po' in apprensione il Lavello in questo frangente. Onofrio per Paladino, dietro per Francesco Paladino, il tiro ribattuto dal corpo di Siconolfi. Francesco Paladino sul punto di battuta, dipinto. Raffaele Paladino recupera palla il Lavello, prova a partire in contropiede, il tiro e la parata di La Viola, già da quest'altra parte con Francesco Paladino.
Francesco serve Raffaele, pallone in mezzo dove c'è Onofrio, sgambetta col portiere che poi serve Colonna. Siconolfi, ancora Paladino, intercetto ma recupera palla, Dipinto, Dipinto, 2 contro 1, Dipinto, scarta il pallone, appoggia la rete! Onofrio pareggia con l'assist di Dipinto quando siamo al 9° minuto del secondo tempo. Era nell'area la rete, era nell'area il gol, il Matera stava attaccando e il Lavello era già andato in difficoltà in diverse occasioni. Adesso su un contropiede ha trovato la rete Onofrio, ma con una bella discesa del onnipresente numero 4 Dipinto, che recupera palla e poi anche la freddezza di vedere alla sua sinistra l'arrivo del compagno che era in posizione sicuramente migliore per mettere la palla in rete. Sì, poteva calciare lui, ormai era davanti al portiere, ma ha preferito passarla per far sì che il gol fosse assicurato al 100%. Si ricomincia quindi, nel frattempo si è fatto male il numero 5 Siconolfi, che è a bordo campo, ha fatto entrare mister Di Lorenzo il numero 11 Camerino, ma l'arbitro chiede prima che debba uscire dal campo il numero 5, aiutato anche dal presidente Colonna. Si è rialzato Siconolfi e intanto il numero 5 risponde al pubblico, cosa che potrebbe anche costare il cartellino. Pronto il cambio, esce con la maglia numero 5 Siconolfi, entra con la maglia numero 11 Camerino. E adesso l'Atletico Lavello dovrà battere il calcio d'avvio di questa, la rete del pareggio. E adesso le energie mentali sono dalla parte degli amici del Borgo. Sì, beh, sicuramente adesso dopo aver prestato per 10 minuti hanno trovato il gol. Attenzione, attenzione, c'è il numero 11 che quasi andava in rete. È stato bravo la Viola a impedire a Camerino di realizzare il gol del nuovo vantaggio. Ricomincia quindi l'amici del Borgo, Paladino per Dipinto. È entrato intanto la macchia per la formazione materana e conquista lui questo tiro d'angolo. Infatti fa rettificare il punto di battuta il direttore di gara, chiama lo schema Dipinto, pallone fuori per la macchia si accentra, il destro fermato, prova a ripartire l'Atletico Lavello in contropiede, Colonna si allarga sulla destra, Colonna la mette in mezzo, la tocca la Viola quanto basta. Pericolo, e qui però il portiere ha riscattato l'errore fatto nel primo tempo con una grandissima parata. E poi ancora la parata di La Viola su Cuviello, scusate. Raffaele Paladino porta lui palla. Onofrio va sul fondo, la mette in mezzo, la tiene in campo però il Lavello. Cuviello riparte lui, gli dà fastidio e commette fallo però Paladino. Già battuta Camerini. Dipinto lo intercetta solo per un istante, poi il pallone che tocca il corpo di Colonna, pallone in fallo laterale, già battuto Raffaele Paladino. La macchia, Dipinto, Onofrio prova lui il tiro, fermato dal corpo di Antonio Cuviello. Lui questo parquet lo conosce molto bene. Esce proprio Onofrio, autore del gol del pareggio, entra Daniele Montemurro. Dipinto guadagna il fallo laterale. Montemurro fermato. C'erano le proteste di Melillo. Dipinto prova il tiro, fermato, sarà fallo laterale per l'amici del Borgo. Paladino per Montemurro, pallone di ritorno per il numero 8. Montemurro si appoggia dietro a Dipinto. Dipinto fa fuori Colonna, subisce fallo. Calcio di punizione per l'amici del Borgo. Fa segno
colonna, come se dipinto si fosse tuffato, ma forse il fallo c'è tutto. No, il fallo c'è, certo, ha accentuato un po' la caduta, ma il fallo c'è tutto. Sarà quindi calcio di punizione, chiede la distanza dipinto per provare forse la battuta diretta verso la porta di Bergamasco. Conta i passi, il direttore di gara, colonna a fare la barriera. Dipinto, parte lui, il tiro e la rete! Gli amici del Borgo passa in vantaggio con il calcio di punizione di Domenico Dipinto al 15° del secondo tempo. Amici del Borgo 2, Atletico Lavello 1. Non poteva che sbloccare e portare in vantaggio il Matera, il migliore in campo in assoluto, che con questo rasoterra sull'angolo destro ha insaccato il portiere del Lavello, Bergamasco. Adesso però l'Atletico Lavello prova subito a recuperare, si è buttato in avanti la formazione ospite. Melillo va giù, non c'è fallo. Paladino prova lui il tiro da distanza, non inquadra lo specchio, buona l'idea del capitano. Ancora il lancio lungo, Camerini, intercetto efficace. E adesso cambiano proprio gli equilibri di gara, perché l'Atletico Lavello, che era stato abbastanza attendista, dovrà fare la partita per cercare di recuperare. Vedremo quali saranno le forze. Intanto questo intercetto di Montemurro quasi non innescava il contropiede degli amici del Borgo. Cuviello ha recuperato, si gira bene colonna, proprio il tiro, pallone in calcio d'angolo. E il Lavello dimostra comunque di essere squadra, nonostante sia una neopromossa. Adesso si è catapultata in attacco e sta provando a riportare in parità la gara. Melillo prova lui, dipinto, intercetto, poi Montemurro, pallone indietro per Bergamasco, il capitano passa il centrocampo, diventa l'uomo in più del Lavello. Melillo, Camerino, pallone che termina fuori. E arriva il time out da parte di mister Angelo Marchitelli, che ha acquisito il vantaggio, vuole mettere in chiaro alcune cose e chiama i suoi per rifiutare un attimo. Sì, adesso la partita psicologicamente è tutta dalla parte del Matera, che ha trovato il vantaggio, ha catapultato il risultato. E diciamo che per quello visto in campo, sia nel primo tempo che nel secondo, a parte gli ultimi 10 minuti del primo tempo, dove il Matera si è visto un po' perso dopo il vantaggio del Lavello, è un risultato più che meritato. I consigli di mister Luigi Di Lorenzo al suo quintetto, che deve adesso buttare il cuore oltre l'ostacolo per cercare di recuperare il passivo. Invece Marchitelli probabilmente sta predicando calma e intelligenza tattica per gestire questa seconda parte di gara, quando sono passati 17 minuti in questo secondo tempo. Si ricomincerà con una rimessa dal fondo in favore degli amici del Borgo. Saranno questi ultimi 13 minuti da vivere con molto vigore, visto che adesso il Matera è con un gol di vantaggio, e sarà un bel finale di gara. La macchia per Raffaele Paladino, dipinto, ancora la macchia dietro per dipinto, Paladino, dipinto. La macchia, movimento di Paladino, ha capito tutto Melillo. Poi Montemurro intercetta la sfera, recupera palla, Montemurro in mezzo per Paladino, ancora il pallone di ritorno, prova il contropiede verso il Lavello, colonna, c'è Camerini dall'altra parte, colonna prova il tiro, scelta sbagliata probabilmente di colonna, Montemurro da quest'altra parte del campo, Montemurro fa fuori un avversario, Montemurro fuori di poco, e adesso i ritmi sono forsennati, colonna. Intercetto da parte di Dipinto, contropiede 3 contro 2, la scivolata pulita di colonna, pallone in fallo laterale, Dipinto indietro per Paladino, la macchia fa fuori Cuviello, la macchia il tiro di poco fuori, chiedono un tocco per un calcio d'angolo e in maniera corretta il portiere ammette il tocco, aiutando anche il direttore di gara. Calcio d'angolo per l'amici del Borgo, pallone in mezzo, però arriva colonna,
contropiede dell'Atletico Lavello, Cuviello. Cuviello da quest'altra parte per Colonna. Colonna, proprio il tiro e c'è la rete, pareggio 2-2. Colonna trova il gol del pareggio in contropiede. E niente, questa è ancora una volta la legge del calcio. C'è stato un bel tiro di Lamacchia dalla destra con un tocco impercettibile del portiere. L'arbitro non aveva visto calcio d'angolo, il fair play del portiere ha fatto sì che si battesse il calcio d'angolo sbagliato, ha premiato praticamente il fair play contropiede e la palla è stata insaccata in rete per il 2-2. Transizione vincente dell'Atletico Lavello che adesso si riposiziona a difesa di questo pareggio, proprio è cambiato anche l'atteggiamento subito dopo il gol della formazione di mister Di Lorenzo e l'amici del Borgo che dovrà provare a scardinare ancora una volta la difesa giallo-verde. Paladino cercava la macchia, non si intendono i due, e adesso Bergamasco ha già servito Melillo dall'altra parte per Colonna. Camerini, Colonna, Colonna ancora in avanti, interviene la viola, riparte gli amici del Borgo con Dipinto. Montemurro, Montemurro la mette in mezzo, non ha problemi Bergamasco, ricomincia l'Atletico Lavello. Cuviello, 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 per il palo, salva l'amici del Borgo, palo colpito da Colonna, da quest'altra parte c'è Dipinto, prova lo scavetto, Dipinto, e la palla che termina di poco fuori. Abbiamo visto un capovolgimento di fronte nel giro di 10 secondi con un palo a porta vuota dell'attaccante dell'Avello Cuviello e poi un'occasione con un pallonetto di Dipinto che per poco non andava in vantaggio, non portava in vantaggio la sua squadra sul 3-2. Ancora Dipinto, fa fuori l'avversario, poi serve il nuovo entrato di Leo che serve il pallone di ritorno per Dipinto ma fa fuori bene la sfera, la difesa dell'Atletico Lavello. Di Leo per Dipinto, proprio il tiro, la parata di Bergamasco, calcio d'angolo. Sta tenendo molto bene il portiere dell'Atletico Lavello, assolutamente è il protagonista della sua squadra. Onofrio alza il pallone, la mezza rovesciata di Leo non sortisce l'effetto, il contropiede intercettato da Dipinto, riparte l'amici del Borgo, 3 contro 3, Dipinto allarga per Onofrio, Onofrio il tiro, la parata, ancora una volta protagonista Bergamasco, Onofrio, il tiro di Leo, svirgola, chiede il tocco e c'è il time out chiesto da Luigi Di Lorenzo, un momento di pausa richiesto dall'allenatore dell'Atletico Lavello quando manca poco più di 8 minuti al termine del match, risultato fermo sul 2-2. Pino, come la stai vedendo? No, assolutamente, una partita, ho detto gli ultimi 10 minuti saranno godibilissimi e infatti è così, dopo che il Lavello, come avevo già detto, non si è arreso dopo il 2-1 e ha trovato il pareggio e addirittura con quel palo a porta vuota poteva andare tranquillamente in vantaggio. Ricordiamo la sequenza delle reti: nel primo tempo ha segnato al 16° Melillo, poi il secondo tempo è stato più ricco di gol con il pareggio al 9° di Onofrio, poi il vantaggio di Dipinto al 15° e al 19° del secondo tempo il gol del pareggio di Colonna. Risultato di 2-2 per una gara che sta emozionando sia il pubblico qui presente alla terza struttura di Via dei Sanniti a Matera, ma anche chi ci sta seguendo via social, su Matera Social, appunto sulla pagina Facebook. Sì, mancano praticamente 7 minuti, vediamo un po' come andrà questa partita, molto aperta ancora, con il risultato molto aperto. Bergamasco con le mani, ha servito Rosco che è entrato in questo istante, pallone di Siconolfi, la macchia recupera palla, forse ha subito un fallo la macchia, Dipinto. Pallone di ritorno per lui, Siconolfi intercetta, contropiede dell'Atletico Lavello, Cuviello, Cuviello, prova il tiro, il corpo di Laviola a dire no al numero 10 dell'Atletico Lavello, già battuto questo calcio d'angolo, Siconolfi si porta fuori il pallone, Dipinto, Di Leo, Onofrio, con calma Onofrio. La macchia
mantiene il possesso della sfera, lascia poi a Di Leo, Onofrio, la macchia va sul fondo, prova il tiro, non ha fortuna Piero la macchia, il numero 7 della formazione degli amici del Borgo, sarà quindi rimessa dal fondo per Bergamasco, già effettuata, Melillo avanza palla al piede, serve Siconolfi, dietro per Cuviello, gira palla Melillo, scambiano i due, ancora Cuviello, alza la testa, serve Melillo, Cuviello, Rosco, Cuviello, non ha fretta il lavello, pallone sprecato, sarà rimessa per l'amici del Borgo, Di Leo sul punto di battuta, dipinto. Sì, questa Antonio è una fase di stanca della partita, le squadre adesso stanno un po' rifiatando per dare tutto negli ultimi 5 minuti. Pallone in avanti, intercettato, riparte l'Atletico Lavello, Rosco però non è preciso, partono adesso proprio gli ultimi 5 minuti del match più l'eventuale recupero, è entrato nel frattempo Francesco Paladino nell'amici del Borgo, proprio lui in azione, guadagna, anzi no, è lui l'ultimo a toccare, rimessa laterale in favore dell'Atletico Lavello, Cuviello in avanti per Rosco, la viola con le mani, Di Leo per dipinto, Onofrio, Paladino anticipato, Melillo, Melillo per Rosco e poi la parata provvidenziale di la viola. Importante in questo caso l'intervento del portiere Pino. Sicuramente è un miracolo praticamente. Anche se devo essere sincero, il Lavello con l'uscita dal campo del numero 9 ha perso tanto in attacco, perché era colui che manteneva vivo anche da solo il reparto offensivo. Calcio d'angolo per la formazione ospite. Pallone indietro per Melillo, prova il tiro, intercettato. Sarà rimessa dal fondo per Bergamasco. Con le mani il lancio lungo nella zona di Siconolfi, di petto la mette giù. Poi recupera palla l'amici del Borgo, recupera subito la formazione ospite, Onofrio però intercetta, Onofrio, Onofrio, scivolata pulita di Rosco, fallo laterale già battuto, dipinto per Paladino, allarga per Di Leo, Francesco Paladino per dipinto, dentro per Di Leo, dipinto, allarga per Onofrio, Onofrio prova a centrarsi, lascia per dipinto, non si intendono i due, pallone che termina in fallo laterale, a buon gioco quindi l'Atletico Lavello che adesso può rifiatare e ricominciare la sua azione proprio dal capitano Cuviello. Cuviello, ancora lui, Melillo in avanti per Siconolfi, Siconolfi recupera palla l'amici del Borgo, dipinto, una magia in mezzo al campo, dipinto, Di Leo, Onofrio, movimento di Paladino, dipinto ancora per Onofrio, ma non si capiscono i due, palla persa, Rosco, Cuviello, lo ferma Paladino, fallo laterale già battuto, Rosco, Melillo indietro per Siconolfi, Cuviello, lancio è per Melillo, intercetta Di Leo, prova il tiro lui, spazza via, un po' come per alleggerire, intanto arriva il fischio del direttore di gara che ammonisce il nuovo entrato Di Cecca per non aver effettuato bene il cambio con Dipinto, secondo ammonito, dopo Di Leo, l'altro ammonito della sfida è Dipinto. Sì, una munizione ingenua praticamente, Di Cecca era già sopraggiunto sul terreno di gioco quando il suo compagno era ancora all'interno, quindi da regolamento ci sta, è stato ammonito. Paladino protegge la sfera, il numero 6 del Matera, poi si appoggia dietro proprio a Di Cecca, Di Cecca, Onofrio, serve Di Leo,
per palla e la rete, il vantaggio di Cecca, pallone dietro di Leo e rasoiata di Emanuele Di Cecca con la vicina del Borgo che passa in vantaggio. Beh, l'ammonizione è stata, diciamo, praticamente quasi un presagio al gol, vuol dire che l'ha sbloccato anche mentalmente quell'ammonizione, visto che si era tanto arrabbiato. E intanto rientra in campo per il Atletico Lavello Colonna, ma arriva la parata di Laviola su Cuviello. Vantaggio quando manca poco meno di un minuto, poi sarà solo recupero, un vantaggio importantissimo. 2 minuti di recupero segnalati adesso dal direttore di gara, forse con qualche istante anche d'anticipo rispetto al nostro cronometro. Cuviello per Colonna, si deve girare, fermato la macchia, mantiene possesso la palla Di Leo, salta un uomo, Di Leo vede Di Cecca, ma riparte l'Atletico Lavello. Cuviello per Colonna, Cuviello ancora e palla fuori, occasione per l'Atletico Lavello. E poi il pallone buttato in avanti, sarà rimessa laterale per la formazione ospite. Melillo si deve ribattere, il pallone è uscito più dietro, Siconolfi quindi. Melillo, Siconolfi, si alza anche il portiere per sfruttare l'uomo in più. Il fallo è di La Macchia su Melillo. Protesta il numero 7 Materano. Colonna prova a guadagnare qualche metro, l'arbitro però rettifica il punto di battuta. Intanto è trascorso il primo minuto di recupero. Colonna si attende il fischio dell'arbitro, c'è La Macchia in barriera. Colonna la gioca larga, pallone è messo in mezzo, Cuviello non ci arriva. Di Leo per la Viola, Paladino, pallone che termina fuori, rimessa laterale. Siconolfi, prova il tiro, deviato, anzi no, direttamente fuori. Lancio in avanti di La Viola, La Macchia spizza di testa, non ci arriva. Bergamasco, rilancio dall'altra parte del campo, a colpo di testa efficace di Paladino. Siconolfi ha dato la palla a Cuviello, Cuviello allarga per il portiere Bergamasco, Bergamasco in avanti, pallone che si perde sul fondo. La Viola la gioca verso Di Cecca, Di Cecca protegge la palla e arriva il triplice fischio del direttore di gara. L'Amici del Borgo vince la prima partita di campionato grazie alla rete finale di Di Cecca, che fissa il punteggio sul 3-2 contro l'Atletico Lavello. Primi 3 punti incamerati dalla formazione di Borgo La Martella. Pino? Nulla, ai punti avremmo dato la vittoria sicuramente alla compagine materana. Sul campo si è verificato quello che hanno dimostrato sul terreno di gioco con la rete finale di Cecca, che ha portato il risultato sul 3-2. Non demerita assolutamente il Lavello, come anche essendo una neopromossa ha dimostrato di avere carattere, nonostante siano giocatori di una molto più giovani degli Amici del Borgo. Inizia quindi con il piede giusto la formazione del presidente Paolo Grieco, che trova i 3 punti nella prima gara di campionato, gara di esordio per mister Marchitelli sulla panchina degli Amici del Borgo. E adesso, dopo il fair play fatto a centrocampo tra le due squadre e la coppia arbitrale, noi vi salutiamo e ringraziamo per averci seguito e diamo l'appuntamento alla prossima gara interna degli Amici del Borgo, che sarà sempre trasmessa su Matera Social. Grazie a te Pino per avermi accompagnato in questa telecronaca, e lascio a te l'ultimo commento. Grazie a te Antonio, un saluto a tutti gli ascoltatori di questa telecronaca, sperando che questo campionato sia davvero bello come la prima gara che abbiamo avuto il piacere di commentare. Da Matera Social è tutto e buon proseguimento con il weekend sportivo.